Molti characters in costume dell'odierna Marvel, quando ancora portava il nome di Timely Comics, sono stati spesso misconosciuti o lasciati in un angolo. Uno di questi era sicuramente l'eroe mascherato chiamato Father Time. Nato sulle pagine di Captain America numero 6, volume 1 del giugno 1941 e partorito dalle menti dell'allora affiatata coppia formata da Joe Simon e Jack the King Kirby, Father Time nasce come molti altri eroi in costume del periodo Timely per mera propaganda bellica atta all'arruolamento volontario dei giovani americani del tempo. Father Time fu un eroe che durò pochissimo, ma nonostante ciò rimase comunque nell'immaginario Marvel, al punto tale da essere spesso citato in diverse storie moderne della Casa delle Idee, seppur sia pressoché sconosciuto ai più. La storia di Father Time parte dal giovane Larry Scott, che visto suo padre John incastrato per un omicidio che non aveva commesso, e quindi per questo condannato alla sedia elettrica, cercherà in tutti i modi di trovare una soluzione per scagionare il povero genitore. Proprio per questo raggiungerà il criminale Chips Brandt, vero responsabile dell'atto criminoso, e lo costringerà a confessare. Purtroppo lo sforzo del buon Larry non sortirà nulla di positivo per lo sventurato padre. Arrivato in ritardo sul luogo dell'esecuzione, infatti, non potrà che assistere impotente all'ingiusta esecuzione. Preso atto di ciò e scosso da un impeto giustizialista atto a far tornare indietro il tempo verso qualsiasi crimine perpetrato verso gli onesti cittadini d'America, deciderà di diventare uno spietato giustiziere del crimine con il nome di Father Time. Confezionatosi un costume dalle fattezze richiamanti un boia, un po' simile a quello dell'eroe Hangman della MLJ Comics, si affiggerà un bell'orologio stampigliato sul petto e dotato di una mortale falce, inizierà la sua personale spietata lotta al crimine e all'illegalità nel suo paese. Le avventure del giovane Larry nei panni del terribile Father Time andranno dallo sventare rapine in banca, incastrare boss mafiosi e truffatori vari, arrestare diabolici piani orditi dallo scienziato folle di turno o costringere alla confessione ignobili e meschini procuratori distrettuali corrotti. Ovviamente non poteva mancare l'immancabile confronto con le terribili e invadenti spie naziste sul suolo americano, e nell'inverno del 1942 riuscirà a smascherare i piani dell'infido Yogi Zamor, una spia che cercava di eliminare dall'interno diversi funzionari del Ministero della Difesa statunitense. Qualche tempo dopo interverrà in maniera diretta nel conflitto mondiale in corso, partecipando alla famigerata invasione di Berlino nel 1945, dopo che precedentemente, in un'abile operazione di retcon, era stato reclutato nelle fila del gruppo denominato Crazy Suit, team di soldati ed eroi in costume della Fu Timely Comics, apparso all'interno dell'operazione editoriale denominata All Winners Squad Band of Heroes, miniserie scritta da Paul Jenkins e disegnata da Carmine Di Giandomenico ed edita ovviamente dalla Marvel Comics nel luglio del 2011. Se hai trovato interessante questo video e vuoi approfondire la vita di altri personaggi in costume appartenenti alla Golden Age, visita il blog ilfumettarovetusto.blogspot.com.